La Polizia Municipale di Pescara ha effettuato numerosi controlli nel mese di giugno e in questa prima metà del mese di luglio che hanno interessato 13 fra supermercati e discount con annesse macellerie e pescherie. Sono stati controllati prodotti agroalimentari ma anche capi d'abbigliamento, scarpe ed anche giocattoli. Sono state rilevate molte irregolarità amministrative ma anche purtroppo violazioni del codice penale. Carlo Maggitti, comandante della Polizia Municipale di Pescara. Più che di repressione si tratta di prevenzione, far conoscere spesso a tutti, quindi a coloro che poi si trasformano quotidianamente in consumatori, chi nell'ambito alimentare, chi nell'ambito dei giocattoli, chi nell'ambito delle calzature, nell'ambito elettrico, che esistono pericoli dappertutto su quelli che possono esistere, pericoli dappertutto in questi ambiti. La sanzione amministrativa più elevata è stata quella da 31.000 euro circa, comminata per la vendita di occhiali da vista premontati senza l'indicazione del costruttore, del distributore e senza le prescritte avvertenze. Sono stati anche effettuati 3 sequestri penali di merce contraffatta, numerosi oggetti, scarpe, capi d'abbigliamento. Di conseguenza quello che stiamo facendo con questa attività è cercare da una parte di tutelare i consumatori, dall'altro proprio con questa conferenza stampa e con questa esplicazione dell'attività svolta vogliamo dare un segnale a tutti perché in via preventiva sia lo stesso consumatore a fare mente locale che quando acquista deve stare attento a ciò che acquista